il consigliere De Vito. Sì, grazie Presidente, signor Sindaco, a cui rivolgo anch'io la mia solidarietà, agli ospiti, ma soprattutto ai cittadini romani. Ha fatto clamore l'assenza due giorni fa del Movimento 5 Stelle al tavolo che aveva appunto ad oggetto la candidatura di Roma alle Olimpiadi. E ci teniamo a spiegare perché. Perché a quel tavolo erano presenti due interlocutori, i partiti di destra e di sinistra, che hanno condotto Roma nello stato in cui è ora e che possiamo leggere tutti i giorni sui giornali, e il Comitato Olimpico. Uno dei due chiaramente non è credibile e non è il Comitato Olimpico. Lo spieghiamo, è una logica che vale in tutti gli ambiti della vita, dallo sport all'economia, per esempio, dove, e chi mi ascolta saprà bene quello che dico, dove un consiglio di amministratori deve riferire agli azionisti sui risultati che ha conseguito. Margine operativo lordo, utile, decrescita dell'esposizione finanziaria, il fatturato. Questo vale anche per degli amministratori. Chiaramente gli obiettivi sono diversi. Non sono degli obiettivi di utile, ma sono degli obiettivi di servizi che devono essere garantiti ai cittadini, di vivibilità. Il bilancio che si consegna, tristemente, tanto dopo l'esperienza Alemanno quanto dopo quella attuale, è quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Corruzione, mafia capitale, che ancora non ho sentito dire in quest'Aula, conti fuori controllo, perché non sono bastati due salvaroma da 300 milioni sui bilanci approvati in questa consigliatura. In questi giorni è emerso un disavanzo tecnico di 853 milioni, che i romani pagheranno 30 milioni all'anno per i prossimi 30 anni. E in questo contesto noi dovremmo avere dei servizi perfetti. E invece i cittadini romani, 3 milioni di cittadini, subiscono i disservizi che viviamo ogni giorno, dalle strade alla scuola, al trasporto pubblico locale. È in questo contesto che si ha la pretesa di organizzare le Olimpiadi. Ho sentito la frase di un esponente del comitato qualche giorno fa che diceva: un voto contrario è mancanza di visione prospettica. Dal canto suo lo comprendo pure, e forse al suo posto avrei detto la stessa cosa, ma in realtà è vero il contrario. Serve un programma vero, quello che in economia si chiamerebbe un piano industriale, serio e credibile all'assemblea di 3 milioni di cittadini romani. Un piano industriale che vada a curare prima di tutto le ferite aperte di questa città, i suoi disservizi. Prima curo gli infortuni, poi posso pensare di competere sui 100 metri con un 9,58 contro Powell Parigi. E sentivo prima il sindaco Alemanno: non possiamo aspettare la manna dal cielo delle Olimpiadi. I soldi ci sono nel bilancio del Comune di Roma, basta con i Salva Roma, bisogna recuperare quelli. Qualunque romano, se può chiedere il silenzio in sala, Presidente. La sentiamo benissimo, non mi sembra che ci sia... Qualunque romano, grazie Presidente, lo stesso, ha il ricordo delle Olimpiadi del 1960, chi è che non le ricorda con piacere? Nei ricordi che ci sono stati tramandati in quello che vediamo in TV. A Bebe Bikila che vince scalzo a Via dei Fori Imperiali di notte la Maratona di Roma. È quello il simbolo. Cassius Clay, 18enne, che vince il titolo dei pesi massimi. Sentivo dire in questi giorni che abbiamo avuto anche dei lasciti, come la Via Olimpica, a noi romani piace chiamarla ancora così. Il tema è che su quella Via Olimpica i cittadini romani alle 8 del mattino ci stanno incolonnati per un'ora e mezza, con buche, con strade sporche, con autobus che non passano. Abbiamo un'azienda monopolista del settore, ATAC, o meglio all'80%, ma che al 20% ci guadagna, che perde 200 milioni all'anno
Com'è possibile? E come andiamo a curarle queste ferite? Non certo con le Olimpiadi. E voglio concludere con una frase, quindi, che è una frase dell'enciclica di Papa Francesco. Prima bisogna fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, solo allora vi scoprirete a fare l'impossibile. E quindi in maniera sofferta, lo dico davvero dispiaciuto verso il Comitato Olimpico oggi rappresentato, ma penso assolutamente responsabile in considerazione dei tempi che stiamo vivendo, che dobbiamo rassegnare il nostro voto contrario.